Eccoci arrivati al terzo match di questa sera. Questo dovrebbe essere veramente uno scontro fra titani. Match fra Milano Events e FULAC. Sono due squadre tecnicamente molto molto forti che arrivano a questo incontro in ottime condizioni psicofisiche. Quindi vedremo se il match ci ripagherà dell'attesa che questo incontro appunto ha generato. Due tra le migliori squadre della competizione si affrontano questa sera. Dovrebbe sicuramente venirne fuori un incontro ricco di spettacolo e di gol, oltre che molto equilibrato. Vedremo chi prevarrà tra Milano Events e Fuel AC. Intanto andiamo a dare una lettura preventiva alle formazioni delle due squadre. Il Fuel AC schiera Samaritani, Bonomo, Gabriele Geraci, Messineo, Pisati, Gianluca Geraci e Casatta, mentre la Milano Events si presenta con una formazione composta da Boselli, Monno, Lo Sasso, Chipinti, Tanzi, Di Gregorio, Marchi, Giuliano, Agag e Raimondo. Squadre disposte appunto al centro del campo. C'è il calcio d'inizio dato dalla squadra del Fuel, con una conclusione da lontano pretenziosa però della Milano Events. Tocco indietro, sciamannato per il tiro, il gol di Casatta. Errore clamoroso della formazione della Milano Events. Hanno servito inavvertitamente Casatta, che è andato al tiro con il sinistro, tiro imparabile, non ha lasciato scampo al portiere Boselli, palo e rete, gol molto bello. Errore di disimpegno adesso per i biancorossi, con la palla recuperata, il tiro, il gol, il pareggio immediato sullo stesso tipo di errore da parte della Milano Events. Hanno ceduto palla malamente questa volta i giocatori del Fuel alla Milano Events, che ha pareggiato, ci pare, col numero 6 Giuliano. Il pareggio, ha subito il gol dell'1-1. Occhio intanto al tiro da parte di Bonomo, deviato, sarà rimessa con le mani ancora per il Fuel. Essere Bonomo a battere, va lui con il sinistro, parte il tiro, la parata del portiere che devia con una certa difficoltà il pallone, pallone che poi termina fuori del portiere, fuori dai pali. Attenzione, palla mancata, di testa va a sbagliare clamorosamente il gol del sorpasso. Fischia la fine del primo tempo il direttore di gara. Finale quindi di primo tempo tra Events e Fuel, come da copione, match molto equilibrato, era quello che ci si aspettava, match tra due squadre molto simili nei valori tecnici. Finisce 1-1 la prima frazione. Boselli che interviene di piede e scongiura ogni rischio, poi rinvia però male addosso a Geraci. Va Geraci, gran tiro, la parata ancora, plastica, in calcio d'angolo di Boselli. Parte in questo istante il gran tiro, la parata, il gol sul tiro tentato in maniera vincente da Giuliano, palla che poi sfugge al portiere e il gol del vantaggio per la Milano Events, che dunque ribalta tutto. Si era portato in vantaggio il Fuel con Casatta, adesso con questo gol di Giuliano si porta in vantaggio. Sente con bottottissimo Casatta, destro, deviato, parata ancora. Attenzione adesso al Fuel, ancora con Bonomo, il tiro, la rete, il pareggio, l'avevamo detto, del Fuel con un piazzato perfetto di sinistro di Bonomo, che trova il gol del 2-2, match bellissimo. Gregorio sta centra, Di Gregorio può andare al tiro, vediamo, prova il destro, palla che non passa, poi gran tiro da parte di Occhipinti. Parte un tiro cross di Agag, quindi la conclusione da parte di Marchi, la parata del portiere sarà effettuata lunga, parte in questo istante verso il giocatore che tenta poi una rovesciata elegante, un compagno che non controlla, poi c'è il tiro ancora da parte di Gregorio, centrale tanto a Pisati torna sul sinistro, Pisati converge e parte il tiro, ancora una volta c'è lui, Boselli. Ancora Pisati converge verso il centro, tocca profondo verso Messineo, tiro e ancora la parata miracolosa all'ultimo istante del portiere, che con un tuffo prodigioso sulla sua destra evita proprio in chiusura il gol del 3-2. È merito suo, è merito di Boselli. Se questa partita è finita 2-2 fra Milano Events e Fuel AC, grande match, ottimo veramente il portiere del Milano Events, protagonista assoluto dell'incontro, parata l'ultima decisiva sul tiro dalla distanza cepparso di Geraci. Grande parata veramente, e finale 2-2 che rispecchia quanto di buono si è visto in campo in questa ripresa.